Buona domenica e bentornati a questo appuntamento con le novità fumetti della settimana. Una settimana che non è stata particolarmente densa di uscite, in particolare sia Panini, Planet, che Star Comics parevano essersi dimenticati dei manga e quindi... niente. Però, se non altro, sono tornate DC e Marvel questa settimana, almeno abbiamo qualcosina in più di cui parlare, ma non moltissima roba, eh, oggettivamente. In ogni caso... Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo rapidissimamente i miei social, ovvero intanto Twitch, sono live tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 18, la domenica alle 21, e ultimamente sto anche facendo un po' di ERL in giro per la città quando sono in giro a camminare. Poi, ovviamente, Instagram, pubblico le copertine di colazione a fumetti, e su Telegram sono presente sia con un gruppo in cui parliamo di fumetti che con un canale con le notifiche in modo da non perdersi nemmeno un video. E un altro canale che uso per le offerte su Amazon che trovo e che mi aiutano a mandare avanti economicamente il progetto. Quindi iniziamo come sempre a parlare. DDC Comics Primo acquisto della settimana è stato Black Hammer Justice League, che effettivamente è un corso verone fra il fumetto Dark Horse, scritto da Jeff Lemire e la classicissima Lega della Giustizia con Super Wonder Woman, Batman and Company. Un volume, ancora una volta scritto da Jeff Lemir con i disegni di Michael Walsh contiene i cinque episodi omonimi, originali di questo bizzarro incontro fra i due gruppi di eroi, se non conoscete Black Hammer, fanno praticamente parte di questo universo supereroistico. In Inventato da Lemir e che ormai scrive da un po' di tempo. Una serie decisamente interessante e particolare. Vi consiglio di dargli un'occhiata. È pubblicata in Italia da Bao. E qui vedremo gli incontri fra i suoi particolari personaggi, e ovviamente quelli della Justice League classica. Abbiamo Lanterna Verde. Cyborg e poi vabbè i soliti Batman, Wonder Woman e Superman come dicevamo ma anche ad esempio Zatanna insomma una storia interessante, non l'ho ancora letta ovviamente non so esattamente cosa aspettarmi, non mi dispiacciono affatto i disegni sinceramente va fatto notare che alla fine del volume c'è un'enorme sezione extra con un sacco di cover variant differenti illustrazioni, studi, c'è veramente un po' di tutto un volume... Interessante, piacevole. Ecco, forse senza tutti questi extra sarebbe costato un po' meno di 20 euro, però, vabbè, che ci volete fare. Dopodiché abbiamo un volumone, ovvero il grande libro di Batman, I Nemici. Ora, particolare, e ci sono un po' di cosine da dire che mi hanno incuriosito, ma ne parliamo subito. Intanto il fatto che è più grande dei normali grandi libri di sì sono più di 450 pagine e il prezzo è un po' un mistero nel senso che in giro lo trovate a 30 euro ma per qualche motivo sul sito panini sta ancora a 25 o almeno lo era l'ultima volta che ho guardato e quando l'ho ordinato tra l'altro 25 con lo sconto peraltro quindi 23 e qualcosa immagino sia un errore del sito ma non saprei in ogni caso. All'interno ci sono tutta una serie di nemici di Batman. E guardando le immaginine anche in quarta di copertina, possiamo vedere il Joker, due facce, Catwoman, il pinguino, lo spaventapazzeri, Poison Ivy, Bane e Killer Croc. Non so se ce ne sono altri nelle storie, anche perché non le ho ancora lette. Ad esempio, in copertina vediamo il professor Pig e l'enigmista. Ma la cosa piuttosto interessante è che. All'interno del libro si parla un po' di gran parte dei nemici, infatti, se guardate l'indice, tutte queste cosine viola sono schede su un diverso cattivo. Quindi abbiamo veramente di tutto. Si passa da Solomon Grundy fino ad arrivare a Clayface, Cheghe Beast, Red Dude, il ventriloquo. Insomma, c'è un po' di tutto, un sacco di approfondimenti. Le storie sono tutte relativamente recenti: nel senso che, se escludiamo una storia del 78, tratta da DC Special Series 15. Le più vecchie sono del 92 e la più recente, direi, del 2013. Quindi un volume assolutamente di facile ricezione per qualsiasi tipo di pubblico, non ci sono storie troppo age e magari della lettura un po' complessa. Se poi dovessi fare una piccolissima critica, non è centrata la copertina. Nel senso che non si nota tantissimo, forse, guardandola così, ma si nota moltissimo guardandola così. Vedete questo puntino bianco? È la punta dell'ombrello del pinguino, che ovviamente non dovrebbe stare di bordo, e invece. Di bordo e non è la mia copia, sono tutte così. Da quello che si è visto, anche perché la quarta di copertina è perfettamente allineata. E quindi, boh, avranno fatto casino quando hanno montato i file. Comunque, con questo abbiamo concluso. Con DC, passiamo a Marvel. Non molte uscite, anche qui in realtà. Iniziamo con Spider-Man, l'integrale numero. 9, lo sapete che normalmente non compro la serie, avevo preso l'8, perché mi mancava il bambino dentro, e qui la storia si conclude. In realtà è una cosa un po' più complicata di così, perché manca ancora un episodio, quello tratto da spettacolo da Spider-Man 184, che è una sorta di epilogo alla storia, e che immagino sarà pubblicato sul prossimo numero, ma che... Per fortuna ho già sulla vecchia serie Star Comics dell'Uomo Ragno, mentre queste storie qui, quelle contenute sul numero scorso e su questo, erano state pubblicate soltanto in volume. Se però guardate i volumi panini più recenti, in realtà c'erano anche altre storie collegate. Però mi va benissimo così, sono soddisfatto e potrò leggermi finalmente una delle storie di Spider-Man più famose e celebrate che non avevo mai letto perché non sapevo di non averla letta. Dopodiché passiamo a qualcosa di un po' più regolare, è infatti uscito X-Force numero 18, ancora una volta la X-Force Jason Persi e Joshua Cassara se la vede con creature vegetali, però questo dovrebbe essere Man Think, l'uomo cosa, che, che non è Zuran Think, ma più o meno. Molto bellini i disegni come sempre, non ho ancora letto la storia, quindi non so esattamente dove si andrà a parlare e non so se sarà collegato a tutti i discorsi che abbiamo già visto sulle pagine di X-Force. Sull'isola che è diventata abitata da uomini pianta, fondamentalmente. Vedremo comunque. In ogni caso, non è malaccio X-Force da leggere. Dopodiché abbiamo il numero 28 di Daredevil, dei soliti. Chipsdarsky e Marco Checchetto, visivamente sempre bellissimo. Uno dei fumetti Marvel più apprezzati nell'ultimo periodo, assolutamente da recuperare. Vi consiglio come sempre i volumi cartonati che stanno uscendo piano piano. Dovrebbe uscire il secondo a breve, se non è già uscito, non mi ricordo. Comunque, gran bella serie. L'unico difetto appunto è che essendo spillatino 3 euro non è proprio, proprio conveniente. E poi Checchettone Nazionale ci fa delle tavole come queste e che dire, immancabile. Dopodiché chiudiamo con Marvel, con un volume nuovo, ovvero Gli Eterni. Sta arrivando il film, inevitabilmente arrivano anche le serie. Questa è la serie più recente, uscita nel 2021 negli Stati Uniti. Qui abbiamo i primi sei episodi. I testi sono di Kieron Gillen, i disegni di Sandra di Bick. Visivamente è qualcosa di incredibile. La storia ovviamente non l'ho ancora letta, sono super 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 curioso. E vi faccio notare soltanto una cosa, dovrebbe uscire... Più avanti, credo a inizio novembre, di aver visto sul sito l'ultima volta, anche la versione più figa di questo stesso volume, versione gigante, costerà tipo 34 euro contro i 18 di questo. E se non sbaglio, contiene anche le versioni solo a matita del primo capitolo. Sicuramente un bel volume. Devo dire che se fossero usciti insieme, forse ci avrei anche fatto un pensiero, facendoli uscire a distanza di. Un mese eh, mi passa un po' la voglia di aspettare e quindi mi sono comprato questo, ho risparmiato, sono contento così, mi va benissimo. Però se siete super, super fan di Rebeek e volete una versione più figa e non avete fretta di leggervelo, beh, fateci un pensiero, fra un po' dovrebbe uscire la versione deluxe. Comunque, con questo abbiamo finito con Marvel, passiamo ovviamente a altri fumetti. Restando con Panini è uscito il nuovo numero di Ratman Gigante, è il numero 92, siamo in pieno Walking Rat, come vedete abbiamo il nostro eroe zombificato, circondato da altre tanti zombie. Non è che ci sia moltissimo altro da dire su Ratman Gigante, sempre una gran bella serie, ci sono tutte le vignettine di Leo attraverso i decenni, le schede delle storie, insomma se non avete mai letto Ratman non dovreste farvi sfuggire a Ratman Gigante. Anche se forse a un certo punto arriverà Ratman Saga, l'hanno annunciato, poi è sparito. E proseguendo abbiamo da Bonelli il nuovo numero di Dragonero, Il ribelle. È il numero 24, si intitola Una ferita nella terra, testi di Luca Enoch, disegni di Lorenzo Muti. Devo dire che non mi dispiace, ha fatto visivamente molto, molto super dettagliato, un filino astratto. Devo dire che è proprio il mio genere di disegnatore. Mi piace molto. Non ho ancora letto la storia e anzi sono un filino indietro con i numeri di Drago Devo fare un recuperino perché non ho letto gli ultimi Però visivamente è davvero qualcosa di interessante Dopodiché prima di passare ai manga Un ultimo fumetto uscito da Bao Ovvero 24-7 di Nova È un fumetto strano Anche qua parliamo di zombie Che paiono attaccare un supermarket aperto 24 ore Ora è qualcosa di davvero davvero strano questo volume di Nova e visivamente è totalmente fuori di testa, sembra un trip sotto acidi e non sto scherzando, però devo dire che visivamente lo trovo strambissimo e super interessante e affascinante da leggere. Probabilmente non per tutti, è una roba molto molto particolare, però sono contento che Bau ce lo abbia portato. Non vedo l'ora di leggermelo e farvi sapere qualcosa perché è davvero interessante, magari me lo leggo oggi sui mezzi pubblici. E poi, ovviamente, manga. Siccome non usciva moltissima roba, ho fatto dei piccoli recuperini, infatti, fondamentalmente è uscita soltanto J-Pop questa settimana. Ma per Star Comics ho recuperato il quarto numero di Shaman King, che sto leggendo piano piano, effettivamente avevo preso i primi tre, ma ho intenzione di andare avanti. Anche perché in teoria la serie dovrebbe diventare più carina. Proseguendo, non me la ricordo benissimo, l'ho letta la prima volta che è uscita per Star Comics ormai quanti anni fa, una ventina? Tipo. In ogni caso, vabbè, che dire, è la solita versione, doppia sovracopertina. Devo dire che le due sovracopertine questa volta sono davvero, davvero tanto simili, e lo potete vedere da soli. Il cambiamento è veramente minimo, e forse preferisco addirittura quella più vecchia, se devo essere sincero. In ogni caso, vabbè, una lettura interessante da fare. Se non avete mai letto Shaman King, è comunque uno shonen piuttosto importante. Motivo per cui, tra l'altro, ho voglia di avere una versione unica, univoca e di buon livello come questa, però, non ho nessuna fretta. E poi ho acquistato qualcosa di un po' folle, devo dire. Nel senso che ho comprato il primo numero di Dragon Ball, full colo. Perché? Perché avevo voglia di rileggermi Dragon Ball. E ora, la mia versione è la primissima di Star Comics, quella blu in sottiletta. E sinceramente, rileggermela tutta, secondo me vuol dire che almeno un numero o due mi si spaginano. Perché sono fumetti. In pieni anni 90, sono un po' secchini a livello di colla. Già ho visto che il primo numero, aprendolo, non è che sia proprio strutturalmente integrissimo. E quindi ho detto: ma perché non recuperarsi la versione a colori, che non avevo mai guardato? Devo dire che il primo numero me lo sono riletto ieri sera. E mamma mia, che bello che è Dragon Ball! Soprattutto all'inizio, è una storia talmente piena di umorismo, avventura, eh, bei disdegni, ritmo, cioè veramente tutto. È quello che in gran parte dei manga attuali, sinceramente. A mio parere, manca un po'. E in ogni caso, questa versione full color è davvero davvero piacevole e ne vale assolutamente la pena. Ora, come ho detto, io sono un grandissimo fan della parte iniziale di Dragon Ball, la trovo superiore a quella volgarmente conosciuta come Z anche nel fumetto, che per quanto sia, ovviamente più divertentona da leggere, però a livello di qualità, secondo me, è molto più bassa. No, ovviamente non comprerò tutti i numeri. Di seguito so che qualche numero tra l'altro non è disponibile ma verrà prima o poi ristampato perché Dragon Ball è assolutamente la cosa che in Star Comics vende di più e lo sanno tutti. E quindi, beh, se non avete mai letto Dragon Ball o non avete la full color e siete curiosi, io vi consiglio di dargli un'occhiata. Vi lascio il link in descrizione come sempre insieme a tutti gli altri. Ma, ma davvero, davvero un gran bel fumetto. E... Prima di passare alle cose inedite, un altro recuperino, ma questa volta J-Pop, ovvero Goblin Slayer numero 7. Lo sapete, lo sto recuperando pian pianino anche questo. Quando mi capita di voler fare un acquistino extra, inevitabilmente vado a comprarlo. È una storia fantasy, è divertente. I protagonisti non mi dispiacciono, figo. Belli anche i disegni, per cui se vi piace il fantasy alla giapponese, perché no. E passiamo comunque alle cose inedite, non moltissime in realtà, ma tutte molto molto fighe. Iniziamo con un inedito, ovvero Maria e la bambola di Utamu Tezuka. Una storia curiosa e decisamente bizzarra, il protagonista è Yakepachi, teppista piuttosto della scuola, che all'improvviso si convince di essere incinto e dal suo corpo uscirà una sorta di ectoplasma che... Poi diventerà una ragazza Maria e i due avranno una sorta di amicizia e o relazione, boh, comunque è una roba molto bizzarra. E fondamentalmente Tezuka esplora il rapporto fra maschi e femmine, certo probabilmente con una visione un po' del periodo, visto che questo è un manga del 1970, però sono sinceramente curioso di vedere cosa si è inventato, anche perché l'immaginazione di Tezuka era importante e quindi da leggere sicuramente l'Osamushi Collection difficilmente delude. Ma continuiamo con altri fumetti estremamente attesi dal pubblico, ovvero quinto numero per Noin. Di Tsomo Takashi, non l'ho ancora letto, mi hanno detto che c'è qualche sorpresona finale, quindi evito di spoilerarmela facendo troppo sfogliamento. Però lo sapete: gran bei disegni. Temi. Turpi, la Germania nazista, un movimento clandestino, i misteriosi figli in provetta di Hitler, davvero davvero un manga originale. Tra l'altro J-Pop ha appena annunciato che farà uscire alla fine della serie un numero 6.5 che contiene i quattro capitoli non ancora raccolti in Tankobon in Giappone in teoria, con un volumetto pieno di extra, illustrazioni e anche il cofanetto, nella speranza che a un certo punto Takashi faccia uscire la seconda stagione in cui troverà un finale vero e proprio alla serie. Boh, vedremo. Comunque chiudiamo con Tokyo Revengers numero 7, nuovo numero di questa serie che trovo molto 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 interessante e che in teoria doveva essere diventata mensile ma non mi pare sia diventata alla fine. Boh. D'altronde lo sapete che ci sono dei leggerissimi problemi con gli approvvigionamenti di carta? Beh, se non lo sapete dovreste saperlo, non sono le case editrici che vi vogliono male e che non vogliono stamparvi i manga o ristamparvi i manga, ma... Sta diventando estremamente complesso trovare le materie prime in tutto il mondo e in tutti i settori. Evviva! In ogni caso, un manga sicuramente originale, graficamente interessante, bande di teppisti. In questo numero abbiamo anche un po' di tavole a colori. Cosa potete volere di più? Io vorrei meno viaggi nel tempo perché li odio, ma a parte quello, devo dire che il manga mi piace un sacco. E con questo partiamo. Finalmente, concluso, io vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo, vi ho già parlato di tutti i miei social, seguitemi, venitemi a trovare in live su Twitch ogni sera e con questo direi che non ho altro di particolare da dirvi, se non lasciatemi un commento per sapere cosa avete letto questa settimana, se avete letto qualcuno di questi fumetti, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto o se mi sono scordato qualcosa di fondamentale che avrei dovuto comprare ma non ho visto e con questo direi che è tutto e ci vediamo al prossimo video.